Ciao a tutte, ben ritrovate sul mio canale. Oggi vi realizzo questo Get Ready With Me. Mi preparo con voi con questa palettina che è uno dei regali di compleanno. Questo me l'ha fatto mio marito. Era un modo, diciamo, per tirarmi un pochino su. Ecco, oggi non è che sto proprio al massimo, quindi mi sono detta, ma sì, mi prendo un'oretta per me. E quindi ho registrato appunto questo look, questo trucco, anche perché ho intenzione di registrare un altro video, quindi volevo rendermi un attimino presentabile, ecco. Fatemi sapere insomma se il trucco vi piace, se in qualche modo vi ho tenuto compagnia e vi aspetto al prossimo. Ciao! Allora, ho già fatto la base, ho praticamente terminato questo fondotinta di Yves Saint Laurent, Cushion nella tonalità 40. Credo alla fine riuscirò forse a farne un'altra applicazione. Sto cercando proprio di prosciugare questa spugnetta, ma mi sa che siamo proprio arrivati agli sgoccioli. E l'ho applicato con questo pennello di Makeup Revolution che avete già visto. Vi ho fatto anche il video di questi pennelli. Vi lascio magari il link giù così gli date un'occhiata per chi non l'avesse visto. Adoro questi pennelli, in particolare questo grande proprio per stendere il fondotinta. Fondotinta appunto che sto terminando e che mi dispiace, sinceramente mi dispiace. Ho visto che vendono la ricarica, quindi costa meno del fondo, appunto della confezione intera. Per cui si va a togliere proprio questo. Il punto è che penso prenderò la confezione grande. Non ce l'ho qua a portata di mano, però penso prenderò il formato da 30 ml in proporzione. Mi conviene di più. Questo ne contiene soltanto 14, quindi alla fine il prezzo è più o meno lo stesso. È una tipologia che è più utile per chi viaggia, per chi se lo porta in borsetta. Io in fondo non viaggio, non sono solita ritoccare il trucco, soprattutto il fondotinta in giro, quindi l'ho voluto provare, però ecco, ripeto, se decido di comprarlo prenderò la confezione, quella per intenderci fatta così. Queste di Dior, ma siamo praticamente simili. Bando alle ciance, ogni volta faccio così, parto con la base già fatta, ma poi mi perdo in chiacchiere. Cosa ho fatto anche? Già messo i correttori, sempre i soliti. I prodotti vi li lascio scritti sempre giù, sono loro due. E ho anche fissato il tutto con la cipria, sempre questa qua. Vedo in trasparenza che si sta proprio formando il buco. Non pensavo mi durasse così tanto, la verità, eppure la utilizzo se non tutti i giorni, quasi. Farò anche le sopracciglia. Vi dico già che lui sarà il prodotto dell'anno. Non pensavo superasse Benefit, il Cabrown, che mi piace sempre tanto, dove l'ho messo. Questo qua, e invece lo supera alla grande. Lo adoro insieme anche alla matita. Loro sono dei prodotti che io amo. Io ce l'ho nella tonalità, tutte e due si chiamano Neptune. Quindi da una parte pettino. Perché ho deciso di fare questo, mi preparo con voi, non lo so come lo vogliamo chiamare. Sono uscita stamattina senza truccarmi, ero abbastanza di fretta, stavo sbrigando delle cose, quindi non ce l'ho fatta a truccarmi, ma io non mi metto nessun problema a uscire anche struccata, è che mi sento sempre un po', come dire, un po' malatuccia, però ecco, se devo uscire ho fretta, non me ne metto problemi assolutamente. Anche perché il momento del trucco per me è un momento abbastanza sacro, nel senso che mi piace stare e prendermi il mio tempo. E quindi sono uscita così.
Però adesso avevo proprio voglia un po' di, appunto, di staccare. Come vi dicevo anche nell'altro, nel video precedente, io amo truccarmi anche per questo motivo, perché il trucco mi rilassa. E quindi ho detto sì, mi prendo la mia orettina, tra virgolette, anche perché volevo registrarvi il video dei regali di compleanno, che è stato ieri. Grazie ancora mille per tutti gli auguri, sempre carinissime, davvero, sempre di più. E quindi ve li volevo far vedere in dettaglio, anche perché sono stata bravissima, o quasi, e non ho utilizzato quasi niente. Giusto ieri un rossettino, e va bene, ci stava. Pennello d'eyeliner. Vediamo se riesco a trovarlo. Ho tutti i pennelli da lavare, ma una ragazza mi ha chiesto gentilmente di fare il video, vuol vedere come realizzo. E se usassi questo piccolino, lo so, non è da sopracciglia, però vediamo, magari. Mi ha chiesto, appunto, voleva vedere come lavavo i pennelli, per cui non faccio niente di particolare, ma magari può essere utile. E lo faccio volentieri. Se riesco, chiedo la collaborazione al piccolo grande ometto di casa, quindi a Giuseppe, che sarà contentissimo di fare il video. Vediamo un pochino, ok. E quindi lo farò, perché da sola è un po' più un casino. E quindi ieri compleanno. Compleanno festeggiato alla grande. In casa alla grande, perché comunque, insomma, eravamo tra di noi, quindi niente di più bello. In casa, tranquilli, con la tortina che mi ha fatto la sorpresa mio marito, non me l'aspettavo, e me l'ha fatta vedere, cioè me l'ha portata di sera, quindi ero contentissima, perché a me piace festeggiare. E anche i bambini ci tengono, poi Gabri vuole soffiare la candelina, me l'ha soffiata lui, io non l'ho soffiata e va bene. Che carino, mi ha cantato anche la canzone di mattina appena sveglio. Tenerissimo. Allora, le sopracciglia le lasciamo così e le vado a fissare con il gel di Benefit, questo qua. Ho anche molto molto mal di testa, non so se siano i capelli legati, se sia il ciclo, non lo so, però ho mal di testa. Tra l'altro c'è un ventaccio, ma qui da noi quando soffia c'è da tenersi bene, perché sennò voli. Ecco qua. Ho già applicato il solito primer occhi di NARS, e vado a utilizzare una delle palettine che mi ha regalato il mio maritino. In realtà l'ho presa io un po' di tempo fa, perché comunque gli ho fatto la testa così. Sto parlando di questa di Lancôme, fatta in collaborazione con Sonia Rykiel, non so se si pronunci così. È troppo troppo carina, e questa è una delle due che mi ha regalato, fatta così. Questa è sui toni dell'azzurro, non potevo che prenderla. E quindi, insomma, lui fa sempre così, mi dà l'ok, non l'ok, insomma, mi dà la libertà di prendermelo, di prendermi le cose che mi piacciono, nel limite, ovviamente. Per cui, però, mi ha detto assolutamente non le usare prima del 22, quindi oggi è 23, per cui io posso tranquillamente usarle. Vado subito con il colore panna, quindi da usare sotto l'arcata. Penso che farò prima un occhio poi l'altro, se no veramente diventa una cosa lunghissima e io ho sempre problemi di connessione. Quindi vado qua ad illuminare. Oggi, tra l'altro, è il nostro anniversario, 14 anni, ebbene sì, il tempo vola. È così. E invece questo fine settimana c'è questo osannato Black Friday, come si vuol chiamare, quindi questo venerdì nero, dove ci saranno, insomma, i vari siti, che io intanto vado avanti e vado a prendere questo bellissimo colore
shimmer, e quindi tutti più o meno i siti online, ma anche i negozi, faranno degli sconti buoni. Quindi insomma, sarà un giorno un po' particolare, ma vedremo. Insomma, io non ho intenzione di prendere niente, ma ci mancherebbe, già preso anche abbastanza, quindi adesso vediamo. Insomma, darò un'occhiata perché insomma sono curiosa anch'io un po', quindi vedete, molto bello luminoso, e quindi quando mi voglio tirare su non posso che utilizzare l'azzurro. Trucco semplicissimo, non farò niente di particolare. Poi sfumo un po' i bordi, vediamo un po' che pennello utilizzare, questo di Real Technique. Sfumo un po', mentre nell'angolo esterno vado con il blu più scuro, questo qua. Vediamo un pochino, sì, questo è pulito. Mi concentro sull'angolo esterno. Bello scuretto. Vado a sfumare. Vediamo se trovo l'altro pennello, un po' più. Mi cerco un altro pennello. Allora, ho sistemato un pochino la situazione. Ho sfumato un po' nella piega con questo colore che sembra un carta da zucchero. Sono dimenticata qua di illuminare al centro, come potete vedere. Ho applicato questo argento, questo qua, che lo rende più luminoso in questo modo. Adesso pensavo di fare una riga di eyeliner, e quindi utilizzerò Kat Von D, questo qua nero. Riga di eyeliner fatta, adesso vado con la matita nera di Puro Bio che mi ha regalato Gufettina, e la metto nella rima inferiore. In questo modo, e vado sotto con leggermente con il blu scuro, questo qua, con un pennello a penna, vediamo se ho anche con questo qua. Questo è di MAC ed è il 214, rimane bello stretto. Quindi vado sotto. Così. Settimana scorsa, facendo questo passaggio, mi sono infilata proprio il pennello dentro l'occhio,
l'ho finita piangendo, quindi un disastro anche con il trucco, però insomma, terribile, mi ha fatto malissimo. Quindi massima attenzione. Adesso mascara e vado con il primer, questi tre, primer, Better The Sex e Kiko. Gli occhi sono terminati così. No, bugia. Vediamo un piccolo punto luce con il grigio. Vediamo se. In questo modo. Vado a fare un leggero contouring con la Hoola. In questo modo e scaldo con la solita terra perché mi vedo anche piuttosto bianca. In effetti non sono al top. Spero dopo il trucco di sentirmi meglio, però capitano quei giorni un po' così, quindi questa terra solita di Dior. E come blush quando sono giù. Vado a prendere questo di Chanel che è qualcosa di meraviglioso, ma poi il suo profumo è veramente fantastico. Stavo per uscire, mi stava per uscire, è bellissimo, no, è buonissimo, quindi vado a fare un mix. È proprio un piacere usarlo. Non so se vi succede anche a voi con alcuni prodotti. Vi danno proprio una sensazione di benessere, almeno a me fa così. Poi non lo so se sono solo io. Anche un pizzico di illuminante, vado a prendere questo di Dior, questo qua, e lo vado a mettere con sì, Wycon F110. Che mi dà un po' di luce. Poi vado a fare i miei soliti pasticci di rossetto di matite. Andrò sul sicuro, quindi vado con la solita matita 03 di Deborah, quella che mi vedete utilizzare spessissimo, anche nelle foto mi chiedete sempre che cosa indosso. Stavo cercando un temperino. Ecco qua, bene. Eccola qua. Strano ma vero, solitamente uso anche solo lei perché è una matita morbidissima e ha lunghissima tenuta. Ma oggi indosserò un altro rossetto. Vediamo se ho azzeccato al primo colpo. Sì, Durific Matte 580, questo è dell'anno scorso, collezione natalizia.
voilà, trucco completato. Ottimo, ottimo anche questo rossetto. Insomma, io sono a posto, ho messo giusto due accessori, collanina e orecchini. Se riesco, appunto, vi registro volentieri il video dei regali di compleanno, qualche acquisto che ho fatto, diciamo, di recente. Io adesso vi lascio, vi mando un bacione, non so cosa vedrete prima, se questo o insomma, fatemi sapere giù nei commenti se il trucco vi piace. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo. Ciao!